Allora, stamani siamo a Bologna col dottor Salvatore Giancane, uno dei medici del SERT qui di Bologna, il quale ci ha ospitato per questa giornata e siamo nel bel mezzo della distribuzione per strada. Ecco, questa qui è l'unità mobile. Dottore, ci vuoi spiegare un po' come funziona? È un programma indirizzato soprattutto a chi ha difficoltà per l'accesso al SERT. Quindi, senza fissa dimora, immigrati, gente che non è residente, sex workers. Abbiamo delle persone che vengono a prendere il farmaco dopo aver finito il lavoro, la notte. In onore a un principio che a Bologna nessuno deve rimanere fuori dal trattamento. È un classico intervento di riduzione del danno. A bordo abbiamo la somministrazione del farmaco, di altri farmaci se necessari, un servizio di scambio siringhe. A terra facciamo controlli dello stato di salute, l'integrazione sociale viene fatta lì dove è possibile, soprattutto dal comune. Non è un SERT, è un'esperienza che ha 18 anni ormai, è forse la più lunga esperienza come sopravvivenza di bassa soglia con il metadone in Italia. Proviamo ad andare avanti. Ecco, una cosa che ci ha colpito direttamente, me e la mia collega, è il rapporto che avete con gli utenti. Molto spesso si sa che il rapporto con gli utenti è un po' difficile, qui invece abbiamo visto un'accoglienza veramente di elite, diciamo così. Noi siamo anche duri. Allora, il bastone e la carota per semplificare. Nel senso che siamo un servizio accogliente, però una delle regole è ciò che siamo in grado di darvi a vostra disposizione, ciò che forse potremmo procurarci, proviamo a procurarcelo, ciò che non ce l'abbiamo è inutile che lo chiedete. E da questo punto di vista, solitamente rispetto ad alcuni atteggiamenti manipolativi, siamo molto fermi. Però questa fermezza è accompagnata da una grande disponibilità rispetto a quello che veramente possiamo fare. Un'altra cosa fondamentale che ci differenzia da un SERT è che bene o male i nostri utenti lo sanno che siamo utili, molto utili. A loro questo intervento cambia la vita e gliela cambia forse molto di più che a un utente di un altro servizio. Ed è questa la cosa che ci protegge e ci consente di stare col metadone sulla strada. In 18 anni noi non abbiamo avuto un solo tentativo di furto del metadone. E questa è una cosa. Chi può accedere a questo servizio? Chiunque senza documenti, anche stranieri, certo. Ecco. Chiunque. Le uniche verifiche che facciamo sono per le persone che abitano vicino per evitare che vi sia una doppia somministrazione. Ma nel momento in cui siamo sicuri, anche se la persona non è identificabile, noi procediamo al trattamento. Ecco, te sei il classico dottore di strada, quello che si sporca le mani, il dottore che ci ha insegnato il nostro maestro Roberto Nardini. Ecco, ci puoi fare una panoramica di quello che è la tossicodipendenza qui, in Emilia Romagna? Ormai possiamo dividerli in popolazioni, per quanto questa cosa qui è brutta perché ogni persona è diversa, però dei gruppi omogenei in qualche modo. Allora, abbiamo il vecchio zoccolo duro dei vecchi, abbiamo i nuovi ragazzini tanto sommerso, e al sommerso contribuisce il mercato grigio dei farmaci, che in qualche modo lo consolida, ed è fatta di ex poliabusatori che in qualche modo sono rimasti incinati nell'eroina, giovani, sono tutti quanti fumatori. Abbiamo qui a Bologna una grossa quota di senza fissa dimora che vengono da tutta Italia. Bologna ha un certo ruolo nell'immaginario giovanile, no? E abbiamo gli immigrati. A questi poi sono da aggiungere delle popolazioni minoritarie, che comunque presente, sex workers, nomadi, immigrati dell'est, perché la maggior parte degli immigrati che abbiamo sono magrebini, insomma una popolazione abbastanza eterogenea. Per chiudere, che cos'è la tossicodipendenza? In poche parole, ovviamente. Senza definire cos'è, facciamo una cosa più semplice. Diciamo che la malattia più grave dei giovani adulti
potenzialmente mortale i giovani adulti che solitamente sono sani, fertili e produttivi. Grazie dottore. Questa me la sento.